indagini sono durate diversi mesi, c'è stata, devo dire, una risposta da parte di entrambe le autorità giudiziarie molto disponibile all'investigazione, consentendoci poi di tracciare, di delineare diciamo, una parte di questa banda che è prevalentemente di origine serba ed è stanziale appunto nella provincia di Caserta, la provincia di Napoli. Fondamentale è stata il sistema di videosorveglianza ad ampio raggio che ci ha consentito anche di poter documentare dei sopralluoghi preventivi per questi eventi. Gli obiettivi prescelti dai rapinatori erano entrambi, a loro avviso, remunerativi. Il lavoro più importante è stato un intreccio di dati messi a sistema che ci hanno però consentito di individuare di volta in volta, di attribuire dei nomi e dei cognomi a parti dei responsabili. Probabile che ci siano dei basisti locali. Al momento non ci sono le figure che sono emerse nel corso dell'indagine, sono relative a una parte della batteria, ma non dei basisti. Sul fatto che la provincia sia oggetto di attacchi all'esterno, è chiaramente una provincia soprattutto di transito, circondata da province più calde rispetto alla nostra. Tra i quattro avversari di oggi, quello di Teduno in Spagna sia quello quantomeno più anche di età anagrafica più adulto.